Siamo con Luciano Vanni, direttore ed editore della rivista specializzata Jazz It. Un genere musicale come il jazz, quanto ha da dire oggi, sebbene non sia popolarissimo presso il grande pubblico, sia visto ancora come una cosa un po' settoriale? Cosa ha da dire ancora il jazz oggi? Il jazz, di solito tra operatori del settore ci si dice che è una musica popolare, perché è nata comunque, chiaramente sappiamo la storia, dagli immigrati o gli schiavi afroamericani, quindi popolare, ma impopolare, nel senso che non ha mai avuto un grande audience. Sebbene che nella storia della musica, appunto, artisti come Frank Sinatra o Nat King Cole, Duke Ellington, Glenn Miller hanno raggiunto grande successo di vendite. Devo dire una cosa, che il jazz è una musica complessa ma comprensibile, si può amare, non serve essere super esperti di musica per amare il jazz. E devo dire, negli ultimi anni il jazz in Italia ha avuto un grande successo, ci sono più di 700 festival in Italia organizzati di jazz, c'è una comunità di operatori del settore e di musicisti molto intraprendenti, e penso che il jazz è la musica classica del Novecento. Insieme al rock è la musica che più rappresenta questo nostro secolo, quindi ha molto da dire. E poi, ecco, per concludere volevo fare un'altra osservazione. È una musica veramente planetaria, cioè nata in America, però proprio perché si basa sul concetto di improvvisazione, è riuscita a diffondersi a livello appunto internazionale, perché ogni nazione, ogni regione ci ha messo del suo. È un po' come se fosse una grande lingua fatta di tanti dialetti. Ed ecco perché anche artisti siciliani sono riusciti a creare una musica splendida e a farsi conoscere a livello internazionale. Quanto ha dato Frank Sinatra a questo genere musicale? Tantissimo. Se si pensa una cosa, che Frank Sinatra è riuscita veramente a conquistare il grande pubblico e a rinnovare il songbook, nel senso il repertorio. Frank Sinatra ha inciso brani dei Beatles, quindi Yesterday, quindi di Simon Erigan Funkel, ha inciso e reso, diciamo, famoso anche a un pubblico classici del rock. Quindi Frank Sinatra ha toccato tutti i pubblici. Adesso è un artista che può essere amato dai ragazzi, dai teenager, a chi invece ama più la tradizione. Quindi, diciamo, è un artista davvero su questo che può essere compreso e apprezzato da tutti. Grazie.